possibilità, come giustamente ha detto Giovanni, io spero che De Jong faccia il pivote e giochi Arthur insieme, insieme vediamo a chi. A Rakitic. A Rakitic. Non temo, cioè, dire. No, io non è che preferisco Rakitic a Puig o Puig a Rakitic, penso che giocherà così a naso Rakitic, che tu giustamente chiudi il tuo pezzo dicendo tra Rakitic, Vidal e Busquets, se metti Arthur, Ricky Puig e Ansu Fati, a questo punto diventano le libellule, non so più, elefanti, perché al ritorno potrebbe essere, cioè Ansu Fati credo che giocherà, anche perché il campo è più largo, mi sa. Il campo poi è più largo, li devi anche prendere in velocità, no? Io penso che questa volta, voglio dire, De Lorenzo e Mario Rui li dobbiamo attaccare e poi insomma tra il centrocampo io però con tutto allora ecco, entriamo nella seconda parte insomma di quello che volevo chiedervi. Io sono preoccupato su Ricky Puig perché comunque tu vieni da un 1-1, c'è bisogno di esperienza. Il Barça ha rimesso in piedi la partita con tutti i suoi limiti a Napoli, molti limiti dell'avversario, sia chiaro, perché se incontravi un'altra squadra sicuramente non portavi a casa l'1-1, però insomma l'esperienza di questi giocatori c'è stata. Andare a mettere Ansu Fati e Ricky Puig insieme, credo che una partita di questo genere c'è il rischio magari di perdere un po' di esperienza in campo internazionale, cosa che poi abbiamo visto che nelle altre partite no, è tutto molto molto aperto, no Giovanni? È tutto molto aperto, cioè il Liverpool deve recuperare l'Atletico, il Madrid che perde in casa contro il Manchester City e che dovrà fare una remontata fuori casa, insomma molto complicata. La Juventus che contro ogni pronostico probabilmente ha perso contro la squadra più debole che proponevano gli ottavi di finale, l'unica che veramente ha dimostrato di vincere con grande merito è l'Atalanta contro il Valencia, apertissima poi il Bayern. E il Bayern, esatto. E il Bayern. Esatto. Guarda, allora io diciamo prendo due strade, una sul Barça, una sulla competizione. Per quanto riguarda noi, io temo che la formazione della partita di ritorno sia quasi obbligata, perché alla fine secondo me dovrai schierare la difesa dell'altro giorno con Lenglet probabilmente al posto di Piqué, perché francamente non è chiaro se recupera. A centrocampo recupera Piqué. Recupera? Sì. Anche per il classico recupera. Ah, ok, mi mancava l'informazione. Il centrocampo credo che non puoi che mettere quei tre e poi Ansu Fati, Messi e Griezmann, cioè la squadra è quella, temo, cioè non ci sono grosse alternative tra infortuni e squalifiche, e quindi, come dire, se davanti la situazione può essere più interessante, come dicevi tu giustamente, perché quando Ansu Fati e Griezmann magari attacchi gli esterni loro in maniera un po' più solida rispetto all'ultima volta, a centrocampo insomma sarà complicato, perché c'è i tre giocatori che sono tutti e tre oggettivamente in una situazione di discussione, perché De Jong non si sta rivelando, almeno in questa fase della stagione, quello che ci aspettavamo, e c'è oggettivamente Bolso, Arthur deve prendere il passo, quindi come dire, questa è, diciamo, impietosamente è l'analisi, però io insomma credo che dobbiamo scommettere mezzo centesimo, cioè la qualificazione è sicuramente più dal lato nostro che in una condizione diversa. Il tema vero è che cosa poi ti aspetta più avanti, perché io ho la sensazione nettissima che ci sia un uomo in missione per conto di Dio, perché cioè Guardiola mi pare di capire che cioè o la vince quest'anno o la vince quest'anno, perché poi certo, a parte che il Manchester non la dovrebbe poter giocare per i prossimi due anni, c'è da capire il prossimo anno dove va. Se vuole chiudere questo ciclo come Cristo comanda, la coppa dalle grandi orecchie la deve portare a Manchester. E oggi come oggi, francamente, insomma, cioè, secondo me ci sono Bayern Monaco e Manchester City che stanno in prima fila.
cioè non vedo squadre, noi compresi, che in questo momento possono competere a quel livello. Posso sbagliare, ma la sensazione, visto quello che si è visto in campo, è stata molto netta, cioè di un City che, come diceva giustamente, viaggia quattro volte più veloce degli altri, e del Bayern che è stata una schiacciasassi, cioè l'ha proprio bastonata. È vero che il Chelsea non è una squadra clamorosa, però l'ha proprio presa a bastonate. Sì, vediamo, però io aspetterei, insomma, di vedere il Liverpool come esce dalla partita di ritorno con l'Atletico e poi il Paris Saint-Germain, se riesce a ribaltare il risultato, penso che potrebbe cominciare ad avere concezione di poter arrivare fino in fondo. Barça e Madrid li vedo abbastanza, magari spero il Madrid che esca, però il Barça è complicato, insomma, veramente deve sperare, anche se poi, insomma, Giovanni Meleri dice superiamo il Napoli, incontriamo l'Atalanta e poi andiamo a Istanbul, ma insomma io ho qualche dubbio anche di se ci potrebbe mettere paura anche l'Atalanta in queste condizioni. Kike Setién, prima di fermarci un attimo, Kike Setién nell'intervista che poi a fine partita, nella conferenza stampa che poi abbiamo mandato precedentemente, prima che entravate voi, ha detto, dice sì, perdo Vidal e Busquets per squalifica, però ritroverò Jordi Alba e Sergi Roberto. Giuseppe, è abbastanza ottimista il mister, la vedo complicata, certo, no? Che possa riprendere, che dici tu? Ma secondo me Jordi ce la farà per il 18. Ma Sergi no? No, non credo, Roberto non credo che ce la farà. Jordi sì, visto che ormai al 18 dovrebbe aver compiuto e concluso il suo percorso. Al 18 mancano 2 settimane, giusto? Sì, no, anche di più. No, di più. 2 settimane è qualcosa. Sì, di più di 2 settimane. Quasi 3 settimane. Ecco, la prognosi, se non ricordo male, era data per 2-3 settimane di stop, se non ricordo male. Sì. Quindi per il 18 dovrebbe farcela. Sì, Sergio Roberto no. Vedete, tra i due il male minore è Semedo, quindi che giochi Semedo e non Junior, cioè preferibile che giochi Semedo e Jordi Alba piuttosto che Sergi Roberto e Junior. Quindi la presenza di Jordi è fondamentale in questa squadra. Già anche l'anno scorso si vedeva quando mancava il numero 18, quest'anno ancora di più. Indubbiamente. Allora fermiamoci un attimo perché parliamo anche, insomma, dalla sponda Napoli di questa partita. Andiamo a prendere un giornalista di sponda a partenopea. Rientriamo subito dopo. Un esempio per le generazioni del football base che si miren in él, in mucha gente, però soprattutto in él. Perché non va pendiente, non si peina il pelo, non si pinta il pelo, no? Todos saben che è il mejor e jugava 20 minuti e non si quejava. Lo pongas donde lo pongas, no se queja y siempre juega bien y siempre entrena bien, y cuando está lesionado está de mal humor porque quiere volver y quiere ayudar, y esa gente no tiene precio. Se había estat cultivant per Grècia i havia pres que és tan important viatjar, i jo escoltava i deia sí, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal. Assumint aquell paper, vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer. Vaig passejar-la pel mercat del barri, em va semblar un escenari adequat.
fes veure que no tens ni un duro. I va riure i va dir, quina gràcia, que boig estàs, ets molt divertit. Eccoci che siamo di nuovo rientrati qui su Radio Barça Italia. Vi ricordo, questa è l'unica trasmissione in lingua italiana che parla del Football Club Barcellona e abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico da Napoli Gaetano Pantaleo, che è un giornalista di calcionapoli24.it. Ciao Gaetano, buonasera. Ciao Massimiliano, buonasera a tutti. Allora, esatto, Giuseppe Ortu e Giovanni Cardarello. Allora Gaetano, io vorrei un'analisi sulla partita di Champions finita 1-1 al San Paolo tra Napoli e Barça, e quanto Napoli si gioca le sue possibilità di passare il turno di Champions. Ma la partita a San Paolo è stata inizialmente molto bloccata, o meglio, lo è stata per tutta la partita grazie un po' a quello che è stato l'approccio alla gara che ha avuto il Napoli, perché comunque Gattuso ha pensato, come spesso accade quando si gioca contro il Barcellona, prima a non incassare troppo, a non subire troppo le offensive di Messi e compagni, e poi puntualmente provando a ripartire con un palleggio partendo dal basso. E questa è stata un'intuizione interessante, perché col primo pressing sempre molto alto del Barcellona, spesso superando la prima pressione si aprivano delle praterie davanti per gli uomini di Gennaro Gattuso. Poi in avanti è stato bravissimo Mertens a trovare la via del gol, di fatto alla prima occasione concreta costruita dal Napoli. Poi da lì nel secondo tempo la partita è stata un po' più delicata, però ecco, arrivare al Camp Nou con il risultato di 1-1 non è certo un aspetto positivo. Detto ciò, la prestazione degli azzurri è comunque stata buona, molto buona. C'è stato quel piccolo errore in un concorso di colpe tra Mario Rui e Di Lorenzo sull'occasione del gol, però ecco, non si può essere troppo rammaricati quando si fa una prestazione del genere contro una squadra come il Barcellona, ecco. Anche perché poi nel secondo tempo, dopo il gol, Napoli ha avuto almeno una grandissima occasione con Callejon, che l'ha tirata addosso a Ter Stegen, e poi il tiro di Insigne che però non ha girato bene come quello di Mertens. Mi levi una curiosità, perché io poi questa cosa la dicevo agli amici catalani a Napoli che venivano, insomma, a vedere la partita, insomma i tifosi del Barça. Dicevo, attenzione, perché ho detto anche tutta questa settimana ai media catalani che ci hanno cercato, che il Napoli, oltre a aver fatto bene in Champions nel girone contro squadre come il Liverpool, ma nell'ultimo mese, quando ha incontrato delle squadre di alto livello della Serie A, e parlo di Lazio e Inter in Coppa e Juventus in campionato, ha sempre vinto. Perché il Napoli fa queste partite? È una questione di concentrazione, è una questione tattica, è una questione di... Qual è il problema del Napoli che vince, che fa la partita come ha fatto contro il Barcellona o contro la Juventus e poi perde a casa con il Lecce, o fa partite orribili come quella di Brescia, eccetera? Allora, inizialmente i problemi avuti da Gattuso qua all'inizio della sua avventura al Napoli, come lui stesso ha ammesso, erano di ragione prevalentemente tattica. Pretendeva da una squadra un approccio troppo offensivo, un pressing troppo alto per quelle che erano le caratteristiche dei centrocampisti. Va da sé che contro Juventus, Inter, Lazio le motivazioni possano salire alle stelle, e con un approccio alla gara un po' più, viene da dire un po' più conservativo, con una squadra un po' più bassa, il baricentro più basso, vengono esaltate quelle che sono le caratteristiche di questa squadra. Con una squadra compatta, un giocatore come Demme ad esempio riesce a smistare più facilmente palloni, ed è prezioso anche il suo innesto in questo filotto che sta facendo il Napoli, perché è in serie positiva, eccezione fatta per la partita del Lecce, da diverse giornate ormai. Questo approccio alla gara, questa squadra molto più compatta, con il baricentro un po' più basso di quella che si vedeva con Sarri, ma comunque con qualcosa che ricorda molto la gestione sarriana, ecco che Napoli pian piano sta rialzando la testa. Come dicevi tu stesso, però, è inevitabile che il livello delle prestazioni offerte contro queste grandi è tale, anche perché c'è un approccio alla gara molto più focalizzato su quello che bisogna fare, su quello che sono i dettami dell'allenatore, rispetto invece a quanto accaduto contro il Lecce meno di un mese fa. Ecco, quella partita è stata disastrosa ed è stata anche difficile da spiegare. Gattuso ci ritorna in ogni conferenza perché rappresenta una ferita che fa fatica a rimarginarsi, perché il Napoli veniva da un periodo positivo, ne ha iniziato un altro subito dopo la sconfitta. Ecco, avere 3 punti in